Io non ricordo assolutamente di come l'onorevole Mattacena fosse messo in lista. Le posso dire che normalmente avviene che sono i coordinatori regionali di ogni regione a presentare i deputati regionali, e il leader del partito non fa che accogliere le proposte di questi coordinatori nazionali. Avete stabilito dei criteri generali con cui vi dovevate comportare, dei criteri, diciamo, delle regole di partito? Sì, guardi, naturalmente nel considerare un candidato il suo rapporto con la giustizia, una sua eventuale condanna, un suo essere sottoposto ad un processo è qualcosa che conta e che fa mettere da parte, fa accantonare una richiesta di candidatura. Non so, ripeto, se il fatto che il signor Mattacena non fosse tra i nostri candidati nel 2001, mi sembra, non so se risalisse a queste ragioni o ad altre ragioni. Avevamo assolutamente delle regole generali che non sono quelle che adesso, per esempio, il Movimento 5 Stelle, per cui basta una qualsiasi situazione di vicinanza tra la magistratura e un candidato perché questo partito decida di escludere il candidato dalle liste. No, noi avevamo delle regole per cui in caso di un rapporto di questo candidato, possibile candidato, con la magistratura, i nostri avvocati dovessero approfondire il tipo di rapporto. Per esempio, non bastava il fatto che ci fosse una multa comminata o in itinere per far escludere una persona dalla candidatura.